Questo è il secondo appuntamento che noi facciamo. Il titolo di questo percorso è Verso un nuovo municipio. Nel primo incontro abbiamo declinato alcuni paradigmi riguardanti ambiente, riguardanti turismo e agricoltura. Adesso è il secondo appuntamento. Il secondo appuntamento dove trattiamo, nel quale trattiamo volontariato, scuola e politiche sociali. Stiamo cercando di delineare un percorso diverso di fare politica, di percorrere dei sentieri che sono inconsueti, che non sono stati ancora battuti. Noi parliamo di un cambiamento, cercando di trasformare questo cambiamento poi in realtà e pratica concreta. Cerchiamo in questi incontri, dove parliamo di politiche sociali, quindi si parla di volontariato, di persone più deboli e più bisognose, noi vogliamo attuare una sorta di rivoluzione copernicana, una nuova angolazione visuale, un nuovo punto di vista. Per molto tempo ci hanno detto che sono delle persone, sono dei soggetti da accompagnare, da proteggere. Noi pensiamo invece che siano delle risorse da sfruttare, delle potenzialità non ancora espresse. Una frase bellissima che mi è capitato di vedere tempo fa era l'imprevedibile bellezza delle abilità differenti, cioè un festival. Quindi da qui si riparte, da questo nuovo punto di vista. Questa sera ci saranno gli interventi di Roberto Ferenderes, di Marianna Tasselli, Anna Maria Enrico e Francesco Causo. Qui va un nostro applauso. Però questo percorso non si può limitare semplicemente all'impegno dei nostri candidati. Questo percorso ha bisogno dell'apporto della cittadinanza, delle energie migliori, di quelli che vivono costantemente il territorio e si impegnano disinteressatamente per l'intera comunità. E quindi l'altro mio orgoglio è di avere qui personaggi rappresentativi di questo mondo, di questa rete solidale. E quindi professore D'Alessandro, professore Troisi, Pippi Nunziato e Giovanna Murrieri ci accompagneranno in questo percorso. Dicevo, un percorso che ha bisogno di cuore e di intelligenza, e proprio in merito a questo non mi piace, dottoressa, chiamarla tecnico. In questo periodo è un termine troppo abusato e che dà anche un connotato di freddezza. Io parlo più di esperto del settore, colei che noi mettiamo il cuore, lo mette anche lei, e poi ci dà la possibilità di trasformare questo cuore in intelligenza, in realtà concreta di cambiamento. E quindi ho l'onore, passo subito la parola, non abuso della vostra pazienza, di aver qui con noi la dottoressa Pascali. Donato alla vostra presenza così numerosa. Io provengo dal terzo settore, e nel terzo settore ancora sono, collaboro con la Regione Puglia nell'ambito delle politiche sociali e come esperta di questo settore. Il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, ecco, sempre per dire concretamente che cosa finanziava. Per esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio gli assegni di cura. In questo senso l'amministrazione regionale ha fatto anche una scelta forte, che poi è ricaduta sulle tasche di tutti noi cittadini, ma che si è resa necessaria per dare continuità agli assegni di cura, che vanno a finanziare ed essere un sollievo per il carico di cura nelle famiglie laddove esistono delle persone disabili o non autosufficienti. La Regione Puglia, per dare continuità a questi servizi che sono stati attivati già negli anni precedenti, ha introdotto una tassa sul carburante, e se noi oggi potremmo garantire
la continuità degli assegni di cura sul territorio regionale è proprio perché la regione ha inserito questa tassa di scopo sostanzialmente che va a finanziare gli assegni di cura. L'ambito di Gallipoli ha già ricevuto per l'ultimo triennio di attuazione dei servizi sociali e sociosanitari, in termini proprio già di liquidazioni effettuate, oltre 5 milioni, parliamo di 5 milioni di euro, ovviamente 5 milioni 433 mila euro è la cifra precisa che l'ambito ha ricevuto dalla Regione Puglia per erogare i servizi sui territori. Troppo spesso ci sono state delle scelte che in qualche modo non hanno rappresentato probabilmente per gli attuali amministratori un obiettivo forte a cui tendere, no? Di politiche serie in termini di programmazione e che fossero poi declinate in termini di servizi sul territorio. E, l'ambito di Gallipoli peraltro ha una sua caratterizzazione anche in termini geografici che è particolare, che rende in qualche modo fortemente dialogica una delle scelte che è stata effettuata e che è unica in tutta la Puglia, è quella della realizzazione dell'unione dei comuni su questo ambito. So che alcuni dei comuni hanno deliberato favorevolmente rispetto a questi, altri comuni ancora sono fermi e non hanno scelto questa che, ma questo è un parere del tutto personale che esula in questo momento anche diciamo dal mio ruolo all'interno della regione, probabilmente l'Unione dei Comuni è uno di quegli organismi un po' troppo pesanti per gestire in maniera snella una complessità di servizi come quelli sociali e socioassistenziali sul territorio. Lo sforzo fatto dalla Regione Puglia in questi anni è stato notevole. Tu hai parlato di rivoluzione copernicana e penso che questo abbia tentato di fare negli ultimi 8-9 anni l'attuale amministrazione, ponendo in risalto intanto la prima scelta 8 anni fa fu proprio quella di istituire un assessorato ad hoc sulle politiche sociali che era del tutto inesistente, perché come ricorderete, alcuni di voi lo ricorderanno, esisteva soltanto l'assessorato alla sanità e servizi sociali. E questo sforzo che si è realizzato dapprima con il primo piano sociale regionale, poi con il secondo piano sociale regionale, trova un'attuazione un po' a macchia di leopardo sul territorio. Gallipoli, così come gli altri 9 ambiti della provincia di Lecce, hanno in parte recepito queste riforme, ma soprattutto hanno in parte recepito, e questo penso che debba essere un impegno serio delle future amministrazioni, la cultura che sta alla base, no, di tutto questo. E dunque che va declinandosi in un momento particolarmente sfavorevole come quello attuale in termini di congiuntura economica, in termini di crisi economico-finanziaria, non può non avere come punto di riferimento l'attivazione di reti solidali a partire da tutte le risorse esistenti sul territorio, proprio per la costruzione di un bene comune che sia tangibile e che trovi risorsa nel territorio. Che cosa ha cercato di fare la legge regionale e poi il regolamento 4/2007 in questo settore? Ha cercato di restituire identità di genere a quello che è il volontariato. Non ha detto nulla di diverso da quello che prevedeva la legge quadro
nazionale sul volontariato, la 266 del 91, cioè ha detto sostanzialmente il volontariato per essere tale può sì gestire dei servizi, ma siccome uno dei connotati distintivi del volontariato è la gratuità, altrimenti di volontariato non possiamo più parlare, allora probabilmente nella gestione dei servizi deve essere affiancato da chi invece lo fa per mestiere e ha quindi le competenze professionali e anche le modalità retributive e contributive per affrontare una complessità in termini di servizi. Quindi ha detto l'associazione di volontariato sostanzialmente: sì, potete tranquillamente gestire i servizi, ma lo dovete fare assieme ad una cooperativa sociale oppure assieme ad un'impresa sociale attraverso quelle che vengono definite associazioni temporanee di scopo oppure associazioni temporanee di impresa. Il volontariato è un fenomeno molto grosso sul nostro territorio. Quando parliamo di volontariato in Puglia parliamo di 90.000 persone e sul nostro territorio provinciale parliamo di oltre 600 organizzazioni di volontariato con 20.000 membri attivi, cioè significa che queste persone sono dedite al volontariato costantemente. Ritorna il discorso che faceva poco fa Donato della necessità di mettere a rete e a sistema tutto questo, creando proprio dei legami solidali che diano la possibilità non solo all'esperienza di essere esplicitata, ma proprio di creare delle sinergie produttive che all'interno della sala ci sono dei tecnici che creino anche delle buone economie di scala. Occorre recuperare quello che è il vero significato dell'essere cittadino attraverso una partecipazione che non sia esclusivamente una partecipazione consultativa alle scelte di una municipalità, ma che sia veramente, realmente, concretamente costruzione partecipata di politiche serie, programmatorie, ma anche attuative dei servizi sul territorio. Grazie, dottoressa. Se mi posso permettere, abuso della sua conoscenza per fare alcune domande più specifiche sull'ambito di Gallipoli, quello che ci riguarda personalmente. È chiaro, noi viviamo, come lei stessa prima diceva, ci sono stati dei finanziamenti, dei fondi, molti di questi poi però non sono stati ancora spesi per una mancanza di progettazione, alcune schede progettuali ancora non sono partite. Quindi è chiaro, noi ci poniamo come amministrazione, possibile amministrazione, ad essere sì incalzanti su quel punto, ma vorremmo un po', perché in questo momento poi di crisi, dove l'anello più debole della catena va ad essere tartassato continuamente, indicare un po' quali possono essere, sia a livello di ambito di Gallipoli, sia a livello più generale, un po' le prospettive a medio e lungo termine appunto in questo settore. In Puglia la legge attuativa della 328 del 2000, quindi dell'anno 2000, è arrivata con 3 anni di ritardo, perché la prima legge fu la 17 del 2003. Questo ha consentito un accumulo dei fondi, una sorta di salvadanaio, si è venuto a creare una sorta di salvadanaio, per cui gli effetti anche dei drastici tagli effettuati dal governo Berlusconi noi li vedremo a partire dal 2014, quindi abbiamo un paio d'anni di tranquillità, che però non deve essere analgesica appunto, perché invece questi anni devono essere affrontati, e in parte l'assessorato regionale al welfare lo sta già facendo, per capire in che modo far fronte, al di là delle
tasse di scopo a quella che è la futura programmazione per dare continuità ai servizi. Peraltro è l'unica regione in tutta Italia ad aver chiesto e ottenuto alla Comunità Europea di utilizzare i fondi dell'FSE, del FESR 2007-2013 per i servizi sociali, cioè per la creazione di infrastrutture sociali e socio-sanitarie sui territori. Allora, uno dei ritardi che registra l'ambito di Gallipoli è quello di non aver usufruito fino a questo momento di 3 milioni di euro che sono congelati per l'ambito di Gallipoli e quindi per tutti i comuni, perché l'avviso per la creazione di destinato alla creazione di strutture, di infrastrutture sociali e sociosanitarie sul territorio. L'ambito di Gallipoli nella prima tornata, nella prima scadenza del 2010 fu tra i pochissimi ambiti a non presentare una progettazione definitiva che andasse a creare il centro diurno per disabili piuttosto che, mettiamo da parte gli asili nido perché quelli sono stati creati con un bando ad hoc, però piuttosto che i centri polivalenti per minori oppure le case rifugio per donne maltrattate, vittime di violenza, eccetera eccetera. È stata data una seconda possibilità perché ciascun ambito in tutta la Puglia sono 45 ambiti territoriali, dispone di 3 milioni di euro, quindi di recente è stato riaperto il bando. Io mi auguro che l'amministrazione che verrà di Racale possa presentare forte istanza all'ambito di Gallipoli affinché vengano realizzate le infrastrutture sociali e sociosanitarie sul territorio affinché possiate utilizzare prima che si possa approssimare l'altra scadenza questi 3 milioni di euro che sono assegnati all'ambito territoriale. Quindi questo è, penso che sia uno di quegli impegni che occorre assumersi in maniera urgente. Tantissimo ancora. Vado avanti. Io ho il piacere di avere qui questa sera una persona con la quale ho condiviso diversi anni, diverse chiacchierate, sono andato a trovarla costantemente, sono quelle persone che operano sul campo, che ci mettono la faccia, ci mettono il tempo, sottraendolo al lavoro, alla famiglia, ma perché si interessano al bene comune. Sono quelle persone che nei momenti in cui pensi che, diciamo, l'umanità sia a un livello basso, ti fanno pensare invece che c'è speranza e che si possa andare avanti. Lei è presidente, componente del direttivo della Fondazione Angela Serra e per me è un onore oggi averti qui, Giovanna. Grazie. Buonasera a tutti. Fino a qualche anno fa pensavo, come molte persone nel nostro paese, che la politica non servisse a nulla, che fosse una cosa quasi sporca, di cui non volevo farne parte. Mi sono sempre tenuta lontano. Tutte le notizie che si sentono al telegiornale, le persone che parlano bene, i politici, i politicanti, non rientravano nelle mie cose, soprattutto nel mio cuore. Non riuscivo a mettere insieme i miei pensieri con i loro pensieri. La politica, secondo me, è stata sempre un linguaggio con cui si parla bene, si dicono parole che molte volte non riesco neanche io a capire, forse perché il mio pensiero è sempre rivolto alle persone che ne hanno bisogno e io non riuscivo a vedere la politica capace di aiutare queste persone.
Ho fatto il mio percorso, quelli che molti di voi in maniera diretta e indiretta conoscono, nell'impegno sociale, nel volontariato e nella beneficenza, cercando sempre di non intracciare la mia strada con quella appunto della politica e dei politicanti, che non capivo e che non mi hanno mai capita. Negli ultimi anni è successa una cosa però, ho conosciuto Donato, mi ha imposto con forza di considerare il mio punto di vista. Grazie Donato. Bravo. Grazie. E ho capito che c'è tutta una generazione nel nostro paese di persone, ragazzi soprattutto, qui presenti e non, che vuole riprendere in mano non solo il proprio futuro, ma da subito il proprio presente. Ho capito che la politica, quella vera, è quella che si occupa della gente, partendo proprio da quella dei più deboli, e che da questa funzione molti politici di questa data, di vecchia data, si sono completamente allontanati perdendo la bussola. Essere a capo di un paese vuol dire soprattutto, secondo me, occuparsi dei più deboli. Non so perché, ma questa lingua non l'ha capita mai. Donato mi ha insegnato molto in questi anni, col suo impegno, con la sua presenza e con la sua sensibilità. Insieme abbiamo cercato di farci carico di situazioni che mai nessun altro ha voluto accompagnarmi, nonostante sono andata personalmente a chiedere di darmi una mano. Persone povere, malate, deboli, considerate troppo spesso i margini della società. Le cose che abbiamo fatto insieme a Donato sono ancora nel nostro cuore, le portiamo avanti tutti i giorni. C'è bisogno di un impegno continuo e secondo me Racale è ricco di queste potenzialità. Ci sono tante associazioni di volontariato. Il mio futuro sindaco ideale, semplicemente un sindaco presente ai problemi, è un sindaco capace di ascoltarmi e dare una risposta alla mia domanda. Possiamo farcela tutti insieme? Grazie. Al di là dell'esperienza mia personale, posso assicurare che l'impegno di questa squadra sarà quella di essere presente. Io penso che ci siano gli strumenti per risolvere determinate problematiche. In altri casi, quando purtroppo non si riesce a risolvere un problema, a volte, ed abbiamo vissuto sulla nostra pelle, basta anche l'ascolto. Spesso le persone vogliono essere ascoltate, non per forza la risoluzione quando non è possibile. Questa fase di ascolto che penso io ci sia stata in questi 5 anni sarà il nostro obbligo, il nostro dovere morale, ma piacere soprattutto ne abbiamo di continuarla questa fase di ascolto. Quindi il tuo appello lo facciamo nostro appieno. Grazie Giovanni. Adesso presento il presidente del coordinamento delle associazioni di volontariato di Raga. Grazie Donato. Una cosa per dire che questo coordinamento non ha mai funzionato, quindi non mi sento presidente di nulla, perché l'amministrazione, come non ha funzionato l'amministrazione, non ha fatto funzionare neanche questi tipi di organizzazioni. Quindi lasciamo perdere questa presidenza dell'organizzazione. Magari è una gran bella cosa, ma non ha mai funzionato, quindi non mi sento presidente di questo tipo di organizzazione. Io invece mi sono posto una domanda: come mai mi metto a sostenere Donato nella campagna elettorale? Io non mi sono mai esposto nella politica, e quindi molta gente pure si è
verrà rimproverato per strada, ma dove vai, perché, come mai stai, ti stai esponendo nel... Io da alcuni anni seguo Donato quando ha organizzato spesso simposi, convegni, nel campo proprio della solidarietà, della scuola, ha fatto convegni sulla scuola, sul volontariato, anche sulla gestione della pulizia del paese, delle immondizie e cose varie. Quindi mi sento vicino a lui proprio per questo tipo di per questo aspetto. Io con Donato non ho mai condiviso nulla, nel senso di amicizia, non siamo mai andati a mangiare insieme, non ho mai condiviso che ne so, anche aspetti culturali, non ci siamo mai trovati in certe situazioni, diciamo, di cultura o cose, quindi o nel campo lavorativo non abbiamo mai affrontato problemi di lavoro insieme, quindi veramente non abbiamo mai condiviso nulla. Eppure da quando ho seguito i suoi convegni, le sue riunioni che avevano come materia di discussione tanti aspetti diciamo importanti per la vita del paese, io da allora mi sono trovato vicino a Donato proprio e ho visto che i suoi principi, le sue idee si rassomigliavano alle mie, quindi dico va bene, allora Donato per me è un candidato da portare avanti, o meglio da sostenere come minimo quello che è possibile fare. Pertanto ho sposato la sua causa, vi dicevo, che mi è sembrata la più vicina di tutti gli altri concorrenti sindaci che si sono esposti nel comune di Lagra, che veramente non hanno parlato di nulla che sia diciamo che ci riguarda da vicino, ci hanno soltanto diciamo lasciati all'abbandono totale, un paese veramente all'abbandono totale. Chi come me gira veramente tutto l'anno, e non soltanto nei paesi vicini qua, ma veramente tanto all'estero eccetera, nota la differenza marcata che c'è tra il nostro paese e gli altri paesi. Spero che, non dico che diventiamo come gli altri, ma che almeno ci avviciniamo quanto più possibile. Spero pertanto fortemente in Donato Medaglio, dicevo, e in tutti gli altri che mostrano interesse verso le tematiche principali, quelle del territorio, dell'ambiente soprattutto, a cui ci tengo veramente tanto, dell'umanità, del sociale e della scuola, che come tu sai è da affrontare veramente dopo quelle diapositive e fotografie che abbiamo visto in più di un'occasione, il degrado in cui vive la scuola, le scuole di Lagra. Stiamo perdendo tutto il verde intorno a noi, stiamo perdendo quei pochi metri quadrati di macchia mediterranea che c'è a Torre Suda, la stiamo perdendo perché ogni tanto qualcuno va a mettere fuoco. E non vi nascondo che l'amore mio verso verso l'ambiente è tale che ho costretto anche gente, compresa anche mia moglie, a raccogliere, a salvaguardare certe piante che stanno sparendo del tutto. Ne abbiamo salvate alcune e se venite a casa mia ve le faccio vedere salvate, perché non ce ne sono più in giro di queste piante, perché le abbiamo distrutte. E quindi l'amore per l'ambiente viene veramente a mio avviso diciamo come priorità assoluta. Sebastiano Noeli l'altra sera ha paradossalmente messo in evidenza come la povertà del nostro Salento può diventare una ricchezza turistica, cioè l'ha messo in evidenza parlando di quello che teniamo e che non rispettiamo. Dobbiamo però convincerci, non tanto noi grandi perché ormai non ce la facciamo più, ma almeno i più piccoli, quindi nelle scuole, e a questo punto dovrebbe intervenire anche il prossimo sindaco, a tenere vivo l'interesse verso quelle poche cose che teniamo.
e cioè verso i muri a secco, caro Donato, verso la manutenzione delle strade di campagna dove la maggior parte dei turisti d'estate vanno a correre, compresi anche noi paesani, corriamo per le strade di campagna e ci sono buche, che ne so, sterbaglie, immondizie ammucchiate in tanti angoli, e ogni anno abbiamo fatto servizi di pulizia, ci sei c'eri anche tu, ecco ancora un motivo per cui mi sento vicino a Donato, perché ha partecipato vivamente all'attività, a questo tipo di attività. E i nostri caselli, la nostra banca mediterranea sono da salvaguardare perché nella loro povertà rappresentano la nostra ricchezza. Allora, cari futuri amministratori, io vorrei farvi un invito per cercare di conservare quanto di poco teniamo, quanto di poco teniamo, già che mi viene l'invito di stringere, se no se mi metto a parlare ore come ho fatto già stamattina, mi la voce già sarà andata, 3 ore di lezione in continuo senza fermare un secondo, quindi non ho tanta voglia di parlare, però un bocca al lupo serio lo devo fare al Donato e compagni giovani.